Salve a tutti e bentornati in Mega Man X6. Allora, prima di iniziare vorrei dire una cosa, vorrei correggere un errore che avevo fatto nella scorsa puntata. Non so perché avevo detto che mi sembrava l'occhio della testa di Sigma, questo, perché è verde, non è rosso e non c'era niente intorno a quell'occhio. Quindi, boh. Non chiedetemi cosa succede nella mia testa perché a volte neanche io lo so. Quindi, iniziamo. Iniziamo con l'eccitazione, perché dopo questo probabilmente non vorrò più giocare a questo gioco, perché so già cosa sta per arrivare. Dunque, nello scorso episodio avevamo iniziato il gioco e avevamo sconfitto Commander Yanmark. Adesso dobbiamo andare qui, al Central Museum, dove ci aspetta. Lo sterco orario robotico Ground Scaravich. Ora, a parte la decisione di fare un boss sterco orario, vabbè, sono scelte. Quello che non è tanto una scelta, invece, anzi, che è stata una scelta, purtroppo, è questo livello, perché questo livello ha queste teste di questi totem. E come vedete io sono stato trasportato in una certa stanza. Ora io mi suicido, non l'ho fatto assolutamente apposta, non è stato un errore questo. Lo è stato in parte però. Vabbè. Vado avanti. Entro la testa di totem alla stessa altezza di prima, notate. Più o meno. E mi trovo di nuovo qua. No, allora non ho capito come funziona sto livello. Perché in teoria questo livello è fatto da una serie di stanze che sono generate casualmente, cioè non generate casualmente, però sono solo due tra queste 8 stanze vengono giocate in una partita. Mi spiego. Io adesso sto facendo questa stanza, no? Una volta che continuerò a farla, tra l'altro respawnano i virus. Qui non lo so quanti ce l'hanno messi, troppi, decisamente. Ora io vengo riteletrasportato qui, questo è dove ero prima. Distruggo questa testa di totem, forse. Ok, sì, la distruggo. E distruggiamola. Vado avanti. Un'altra testa di totem. Entro e mi trovo in questa seconda stanza. Salvo questi reploidi. Non chiedetemi perché ci sono rocce che volano in giro, proprio non ne ho idea. Questo livello è il caos. Salviamo i reploidi prima che vengano presi dai Nightmare. Little Christmas. Che ho visto ieri, tra l'altro. Quindi, adesso io ho fatto game over, ho ricominciato. Andiamo avanti. Il pilastro non ricompare. Ricompare la stessa stanza, ma allora come funziona sto livello? È peggio di quanto credessi. Io pensavo che le stanze generate casualmente fossero ripristinate ogni volta che rigiochiamo. Il motivo per cui ci servono delle stanze precise è che anche gli incollezionabili, come un pezzo di armatura e non mi ricordo che altro, ci riesco. Sono in queste stanze casuali. Poi se io non riesco a distruggere una testa di totem, tra l'altro io ho il giga attack, no? E usiamo il giga attack, dai. Questo è il giga attack della Falcon Armor. Ancora di più, altra
Testa. Oh, questo invece lo apprezzo. Perché siamo arrivati già all'armatura. E ora ammirate un attimo solo. No. Ecco, ora ammirate il design ottimo dei Nightmare che si mettono a muoversi prima che io possa reagire. Io, se non vi dispiace, vi disintegro tutti e passo avanti. Ok, se siamo tanto fortunati, adesso mi capita l'Artank al prossimo. Non so se ce n'è un altro, se ce ne sono solo tre. Se mi capita l'Artank al prossimo, allora posso direttamente andare avanti. Eccolo. Artank, non so com'è la stanza dell'Artank, non mi sembra però. La stanza dell'Artank mi sembra sia in pendenza diagonale. E tra l'altro avevo pensato di fare questo gioco con l'Artank Armor, perché non l'ho fatto? Ah, ecco, i virus di Nightmare, i virus Nightmare respawnano solo se lasciamo la loro anima lì, se no rimangono nell'inferno. Però abbiamo qui, ecco, questo è il secondo sistema di questo gioco alquanto questionabile, i percorsi alternativi. Se io entro in questo cristallo, come vedete, sono teletrasportato in questo livello alternativo. Questo è proprio un altro livello, non posso, cioè, vabbè, il problema di questo livello non compare ancora, comparirà tra poco. Potresti morire per cortesia? Grazie. Quindi, dicevo, questo livello alternativo, come vedete, è sempre come prima, strapieno di virus Nightmare, che, come ho detto, sono abusati dal gioco in un modo assurdo. Almeno non sono ricomparsi quelli là. Ops. Va detto anche una cosa, gli attacchi con le armi speciali caricate vengono interrotti se noi veniamo colpiti, cosa che non succedeva nei giochi precedenti. Per il momento non si nota ancora, però prima o poi lo vedrete. Che quel reprodo è morto. No, morto poi, come ho già detto, non li uccidono, più che altro li infettano. Ora siamo alla fine. Chi affrontiamo alla fine dei percorsi alternativi? Non il boss del livello, bensì uno tra tre boss. Il primo è Nightmare Zero, con questa voce virile. E quindi adesso affrontiamo Giro. Giro, quando viene colpito con la Zeta Saber, fa quel suono incredibile, che è proprio la cosa più soddisfacente che io abbia mai sentito. Solo con la Zeta Saber quando stanno fermi e lui non sta attaccando. Molto facile. Oh.
guarita. No, grazie. Ah sì, si può teletrasportare in giro. Può usare quell'attacco. Anche Zero poteva usare quell'attacco in X5. E la faccia. Questo non lo poteva fare. Muori, grazie. Ok, la smetto. No. Abbiamo finito. Via. E cosa succede? Il ritorno. X だって生きてるじゃないか。大体シグマごときにやられてたまるか。そうだ。探したんだ。データ反応もパーツも何も見つからなかったから。だから心配かけたようだ。ダメージが完全に回復するまで身を隠していたんだ。 I hit myself while I tried to repeat myself. Altri esempi ottimi di grammatica. さあ、ナイトメアをなんとかしないと。本当に今レプリロイドが全滅すれば復興作業ができなくなる。そうなれば人類、いや地球そのものが危うくなる。Xナイトメアをぶっ潰してやろう。 今はみんなが力を合わせないといい。俺は絶対に許さない。行こうゼロ。 Bene. Ricomincio da zero il trofeo. Quindi abbiamo salvato, oramai li dico sempre, Gold May Dungar Chop Home Mars e basta. Abbiamo ottenuto Energy Up, Overdrive e Head Part B. Salviamo. Perché, come ho già detto, la cosa più importante è che abbiamo ottenuto Zero. E visto che abbiamo ottenuto Zero, possiamo usarlo nei livelli. Dunque, però, come avete visto, non abbiamo finito il livello, rimane così perché non abbiamo fatto il boss. Quindi a questo punto vorrei usare Zero, visto che non l'abbiamo utilizzato per tutto X5, e vorrei farvi vedere un paio di cose che sono cambiate in lui. Allora, Zero ha delle nuove animazioni. Come vedete, la posa in cui sta fermo è cambiata. La sua combo è diversa. Ha il doppio salto di base. Quindi ha anche il Kuen Zan di base. La combo... La combo che vi ho sempre detto è sempre piuttosto facile da fare, anzi credo che sia più facile, qui vedete, abbiamo la Yanmar option. La cosa più importante però è questa, triangolo, e lui spara con il Z Buster, che vi avevo detto in X5 era un'arma pessima. In X5 lo era, in X6 è l'arma più forte del gioco, che distrugge tutti i nemici. Cioè, guardate questo Virus Nightmare. È troppo alto per essere colpito. Ovviamente non lo può usare mentre si muove, quello è X. Però avete visto, quel Virus Nightmare prima è stato sconfitto in un colpo solo.
Zero in questo gioco è assolutamente potente. Non vi dico quanto danno fa il boss perché è una cosa indecente. Veramente vedrete adesso con Ground Scaravic ci sarà da divertirsi. In generale Zero in questo gioco credo sia la scelta migliore come personaggio per il potere proprio supremo di distruzione che possiede. Distruzione anche sua, come vedete. Poi con le tecniche, in teoria dovrebbe diventare ancora più forte, però ci sono delle tecniche particolarmente questionabili in questo gioco. E scusate, però quando morivo non andavo avanti? Cioè, prima non ho dovuto rifare questa sezione. E sì, tra l'altro lo so che questa è la stessa sezione di prima, infatti non mi spiego perché. Tra l'altro, visto che sto usando Zero, credo che andrebbe detto una cosa che in X5 non avevamo visto, però in questo gioco vedremo perché ho intenzione di usare Zero nei livelli. Zero è in grado di ottenere le capsule di X, le capsule dell'armatura di X. Non le può usare, però li può raccogliere e poi darle a X. Sì, qui siamo sempre nella stanza del caos e della morte. Dove le meteore girano, credo siano meteore, poi ricordiamoci sempre che il boss è uno stercorario, quindi non voglio sapere. Anche il suono della spada è ottimo. E no, tra l'altro, non... alcuni dicono che le stanze dipendono dal... che le stanze che si ottengono dipendono dal... dalla parte del totem in cui si entra. Per esempio si ottiene una stanza diversa se si entra dal basso o dall'alto. È una bugia, non è vero assolutamente, come avete visto prima. Io sono entrato nel totem dal basso e ho ottenuto la stessa stanza di prima. Io adesso entrerò nel totem dall'alto, come non avevo fatto con X, e otterrò la stessa stanza che avevo preso l'ultima volta. Ma che sta succedendo qui? Io in teoria dovrei vendere stanze diverse. È proprio questa la caratteristica di livello. Ops! Ecco cosa succede quando un Maverick, quando un Reploid viene preso dai Nightmare. Adesso non possiamo più prendere la sua parte. Ma io non ci sono entrato qui. Ah no, è il checkpoint. Sì, prendete sempre le anime dei Nightmare subito perché sennò ricompaiono. Ora quel Reploid noi non lo possiamo riprendere se andiamo dove stava prima, perché proprio non compare più, oramai è stato infettato ed è perso per sempre. Allora, ce la facciamo a finire questo livello? Una cosa che vale la pena dire, Zero in questo gioco è doppiato da Ryotaro Ukiayu, che di sicuro avrò sbagliato a pronunciare il nome, cioè più che altro a dire il nome,
che è lo stesso doppiatore di Alucard di Castlevania Symphony of the Night. Quindi, bene. Altro ruolo che richiedeva una voce profonda e virile, che questo doppiatore molto chiaramente ha. Abbiamo finito qui, distruggiamo quel totem e scappiamo. E speriamo che l'ultimo totem ci dia qualcosa di diverso, perché ve lo dico, io non lo rifaccio questo livello se non prendo il Nartenk. Però mi sembra che sia questa la stanza. Quindi, bene, siamo stati abbastanza fortunati e in due tentativi abbiamo ottenuto tutti gli oggetti che cercavamo. Ah, i Nightmare Virus non danno mai altri oggetti, nel caso in cui lo stesse vivendo. Allora, con cautela, con cura e con precisione finiamo questa farsa di livello, che ho già capito potrò fare solo questo in questo episodio, perché guardate il tempo, già stiamo a 21 minuti di registrazione. Ma non l'avevo presa quell'anima? Vabbè, un attimo solo, andiamo a prendere queste reploide che per fortuna volano. Artank, distruggiamo qui il totem. Avrei detto distruggiamo il totem per bene. Grazie. Ma poi perché veramente mi tocca rifare? Ah, aspettate un attimo. Ora ci sono arrivato. È perché in realtà il totem olografico, per capirci, quello che ci teletrasporta all'altra sezione, sta nella stessa posizione dove compare poi il totem reale. Però se non distruggiamo il totem reale, il totem olografico ricompare e quindi noi dobbiamo rifare la sezione. Questionabile parecchio come scelta, come molte delle scelte che abbiamo visto in questo gioco fino adesso. Però ha un minimo di senso, dai. Però non voglio criticare per forza questo gioco. Alla fine vorrei cercare di dargli qualche merito. Però qualche merito che ha. Pronti. Via. E dai però. È estremamente scomodo. Che poi a pensarci bene, io non potrei utilizzare il Z-Buster. Devo cercare di capire se è possibile. Ok, quindi siamo riusciti a capire un paio di cose su come funziona questo livello. I livelli sono scelti casualmente nel momento in cui si inizia. Proprio nel momento in cui si entra nel gioco, non nel momento in cui si entra nel livello e si fa game over. Ogni volta che si entra nel livello dalla selezione livelli dello schermo, dalla selezione livelli, le stanze vengono scelte casualmente. Per poter avanzare è necessario distruggere le teste di totem.
non importa come, anche con lo Z Buster, soprattutto con lo Z Buster. Starei iniziando a perdere la calma. Non devo perdere la calma. Devo rimanere concentrato e pensarci alle cose, perché effettivamente io posso prendere la Yanmar Option. Come funziona la Yanmar Option non ne ho idea. In teoria dovrebbe funzionare con triangolo, però e tra l'altro Zero può sempre accovacciarsi, e l'attacco che usa quando è accovacciato è unico. Credo che in X5 fosse l'attacco di quando stava in piedi. Però non ha ancora una tecnica durante lo scatto. Per quello abbiamo dovuto aspettare fino a Mega Man Zero. Allora, come funzionano queste Yanmar Option? In teoria con triangolo. Mi avvicino troppo, e questo è il problema. Cioè, veramente stiamo passando 7 minuti solo per finire questo livello? Oh, zero allo scatto aereo di default. Prima ne doveva sempre... Deve sempre aspettare di avere di prendere di sconfiggere un boss, invece qui lo può fare dall'inizio. Bene. In teoria lo scattaero è diventato di default in X7. Quindi Zero si può dire a tutte tutti i potenziamenti in mobilità, chiamiamoli così, dall'inizio. Se almeno ci fosse una ricarica di vita. Però, cioè, guardate, ci stanno le spine di morte istantanea da una parte, il totem che fa tantissimo danno come lo tocchi dall'altra, quello è stato un momento di grande stile. Non ho idea di come si è riuscito a farlo. Dai. Tutto ciò è ridicolo. Cioè, tra tutti i tasti che non sono chiari, non capisco cosa devo premere per far funzionare la Yanmar Option. Non capisco se la Yanmar Option dovrebbe funzionare, però io ho visto che la Yanmar Option con Zero funziona, quindi non ho idea del perché qui non fa niente. Il fatto che mi tocca rifare tutto ogni volta che muoio, neanche che faccio game over, ogni volta che muoio una volta contro
quel maledettissimo totem. Mi tocca rifare tutto. Tutta questa parte. E se muoio adesso con la vita piena, stasera finisce male. Allora, vita piena, quindi con calma. Ok. Ah, da lì. Sì, finalmente. Guardate, non è assolutamente divertente tutto ciò. Yasha, almeno questo ne è valsa la pena. Allora, quindi, qui abbiamo Ground Scaravic, che da buon stercorario ci rotola questa palla di roccia robotica, non chiedetemi cosa dovrebbe essere. E noi, allora, utilizziamo il nostro carissimo Zeta Buster per disintegrarlo. Avete visto quanto danno gli ha fatto lì? Finisci! Queste esplosioni sono gloriose, veramente. Dopo tutto quello che questo boss mi ha fatto passare nel suo livello. Ne è quasi valsa la pena. Un quarto d'ora per fare questo livello, veramente? Grado B, però. Come? Boh. Abbiamo ottenuto il Ground Dash. E il Sensuizan. Attacco più giù in aria. Non è vero assolutamente. In realtà, quello che fa questo è attacco più su nell'aria. Ed è la tecnica peggiore della storia. Veramente scomodissima. E abbiamo salvato Haven 7 e Tsuki per ottenere lo Speedster. Quindi anche Ground Scaravic era morto, così come si chiama, Commanderia Mark. Ok, e come vedete adesso è diventato bianco e nero, e questi altri due livelli sono rossi perché l'effetto Nightmare è attivo in questi. Nel prossimo episodio rompiamo la catena delle debolezze. Per questo video invece è tutto, mi raccomando, se vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video, se il video non vi è piaciuto commentate comunque dicendo cosa non vi è piaciuto, così che posso migliorare sempre. Sembra robotico il tono, dopo quello che ho passato non mi stupisco. Il video è finito, ciao a tutti.